Immediato riscatto dell'Alma Salerno che al Pala Tulimieri supera non senza difficoltà l'ostacolo Valle Orazio Montoro. I granata di Nando Mainenti consolidano la terza piazza in graduatoria e arrivano col morale giusto ad un trittico di partite che senza dubbio deciderà le sorti della stagione. A trovare subito il bandolo della matassa è, come spesso e volentieri accade, Francesco Sicignano, la cui conclusione non lascia scampo al numero 1 avversario. Il quintetto di Josué Peluso non ci sta e perviene al pari con la gran botta dal limite di Nicola Esposito, che supera Gagliano. Il match è vivo, Spagnolo si esalta su Iovinella, ma nulla può quando l'ex Stanza e Sport Zone ribadisce in rete il suggerimento dell'incontenibile Raffone. Lo stesso pivot ispira l'azione del Tris, servendo sul piatto d'argento la sfera giusta a Capitan Peluso. Gli irpini, nonostante alcune palesi defezioni difensive, restano comunque in partita grazie a Martella che supera Gagliano e accorcia le distanze. Nel finale di frazione entra in scena il dynamic duo Greco-Criscuolo, il primo innesca il secondo che da due passi non sbaglia e ristabilisce le distanze. Sicignano e Pacilleo sollecitano ancora una volta i riflessi di Spagnolo, costretto però a capitolare un istante più tardi su Iovinella, imbeccato da Sicignano. C'è tempo anche per un tiro libero respinto da Gagliano a Martella. Le speranze ospiti sono affidate al solito Esposito che al secondo tentativo conclude un'ottima ripartenza e tiene in vita i suoi. Seguono azioni confuse da ambo i lati, prima del jolly pescato da Peluso che chiude virtualmente il match. Ad archiviare la pratica ci pensa Greco, lesto nel ribadire in rete il diagonale di Sicignano al termine di un perfetto schema da tiro franco. I ritmi si abbassano, Guarino sigla il gol della bandiera irpina, il palo colpito da Raffone fa calare il sipario definitivo. Nocera è solo un brutto ricordo riposto nel dimenticatoio. Nocera purtroppo abbiamo giocato male, può capitare in un campionato di 20 partite più 25 partite, non ce l'avamo, peccato, però oggi subito siamo ritornati in corsa e continuiamo il cammino per i playoff. Veramente purtroppo quest'anno ho avuto molti infortuni, sia alla caviglia che unghie incarnite, eccetera, eccetera. Però comunque sento sempre la fiducia del mister che mi mette sempre in campo e va bene così. Beh, noi andiamo là comunque per vincere, perché un altro passo falso riusciamo di non andare più ai playoff, perché comunque le prime due le vinceranno quasi tutte. Forse solo qua troveranno qualche difficoltà in più, però sono squadre molto superiori al resto del campionato.